L'assessorato alle politiche sociali di Agropoli, in collaborazione con l'associazione Amici di Cecilia Scarpa, organizza laboratori ludico-ricreativi per persone con disabilità. È da sottolineare che il Comune di Agropoli è sempre presente e vicino a queste iniziative. Sì, con queste attività noi intendiamo concretizzare, diciamo così, un modo per questi ragazzi e queste ragazze di stare insieme, di esprimere tutta quanta la loro libera creatività. Si tratta di laboratori ludico-artistici su attività le più varie. Abbiamo ritenuto importante, indispensabile per questi ragazzi promuovere queste iniziative, queste attività, perché appunto dà loro la possibilità non solo di fare socializzazione, di stare insieme, ma appunto di liberare tutta quanta la loro creatività e di farlo nella maniera più corretta possibile. Abbiamo intrapreso, diciamo così, una collaborazione con diversi collaboratori. Vi è un laboratorio di ceramica, vi è uno di informatica, volevamo fare delle attività sulla fotografia. Prossimamente ricordiamo che ci sarà anche l'incontro nella palestra, perché per molte persone è una novità, quindi è importante anche quest'altra attività. Sì, intendiamo anche promuovere, diciamo così, l'aspetto più propriamente fisico delle attività e dunque dare la possibilità concreta per questi ragazzi di frequentare una palestra, cioè di avere a che fare con, diciamo così, l'impegno anche fisico e dunque dare la possibilità di fare tutte quante una serie di attività ludica ma anche fisica e ricreativa. Alfonso, allora ti interrompo per un attimino, giusto per capire come si svolge questo laboratorio così interessante di ceramica, che cosa state facendo? Dunque, i ragazzi stanno preparando un presepe per il Natale imminente, in effetti, facciamo una cosa che è un po', diciamo, ispirata al presepe tradizionale, insomma, anche quelli napoletani, con la differenza che noi faremo la vestitura in ceramica. Quindi, mentre quelli tradizionali sono vestiti in seta, noi facciamo una vera e propria statua di un'altezza più o meno di un 40-45 centimetri. E ognuno di loro ha scelto un soggetto, in particolare lui sta procedendo adesso con uno dei due zampognari, che per tradizione sono uno più anziano, l'altro più giovane, per significare un po' le fasi della vita. Lei sta iniziando una Madonnina, quindi adesso è appena stata attaccata sul busto, quello che diventerà il busto, e con il modellato poi man mano appunto faremo, insomma, il corpo, le braccia e così via. Poi abbiamo il San Giuseppe e l'altro zampognaro più giovane, che in questo caso, ad esempio, già abbiamo fatto un primo passo, vale a dire, se guardate la zona delle guance, della bocca, sembra già che stia soffiando. In effetti avrà uno strumento musicale, quindi dovrà dare l'impressione di soffiare in questo flauto, e quindi, insomma, saranno le varie figure. E Cati sta facendo invece la figura principale, quindi in effetti abbiamo il bambino Gesù con la sua culletta. Ovviamente sono ancora tutti un po' da rifinire e così via, però insomma già, diciamo, come plasticità, come masse, insomma, ci siamo, insomma, stanno prendendo le loro forme al meglio. Chiara, allora, quali sono i progressi che questi ragazzi hanno fatto dalla prima lezione alla quinta, cioè quella di stasera con la ceramica? Allora, come si può vedere anche dai primi lavori, diciamo che inizialmente si cerca di fargli apprendere le capacità di utilizzare le proprie mani, insomma la manualità, di sviluppare la loro manualità e di riportare nella realtà poi delle forme che loro vedono nelle loro giornate, insomma nella quotidianità. Infatti inizialmente abbiamo fatto le mele, poi siamo passati con dei particolari, insomma, del viso, qua abbiamo degli occhi, per poi applicare tutto questo su dei personaggi, quindi ricreare poi la persona dalla testa ai piedi, insomma, per vedere anche la loro creatività, perché molti di loro infatti hanno una creatività particolare. Il prossimo laboratorio quale sarà? Laboratorio di teatro, faremo una piccola recita, musical, un musical dove canteranno, balleranno, reciteranno.